Bentornati e benvenuti a Lavorare al Centro, la rubrica televisiva di Centro Consorzi e dell'Associazione Casa Artigiani Belluno. Un saluto a voi da Stefano Balbinot, responsabile dello sviluppo e dell'organizzazione di Centro Consorzi e vice segretario dell'Associazione Casa Artigiani Belluno. La puntata di oggi sarà incentrata su un argomento ben definito: gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e fiscali. È una richiesta che nasce da una normativa, il decreto 14 del 2019. Molte aziende non sanno ancora quali sono gli obblighi di questo decreto legge e per questo motivo, dopo 2 anni che lavoriamo su questo settore, avendo già informato centinaia di aziende, abbiamo pensato di organizzare un evento. Un evento a livello regionale che si terrà il 17 novembre dalle ore 15 alle 18:30 presso l'Hotel Villa Carpenada. Se volete iscrivervi potete andare su www.centroconsorzi.it, troverete un banner per potervi iscrivere. Ma prima di addentrarci in questi argomenti con dei professionisti del settore, vi facciamo conoscere delle nostre aziende clienti Centro Consorzi e associate a Casa Artigiani Belluno. Istituto Salesiano Agosti, dove la passione per i giovani di Don Bosco prende vita. Un luogo dove il ragazzo non è solo un tesoro, ma un sogno da realizzare. Ma sentiamolo dalle parole del direttore Don Alberto Maschio e del preside Dottor Roberto Pasquin. 100 anni di presenza dei salesiani qui a Belluno. È una bella riflessione quella che stiamo facendo, che faremo. È interessantissimo il fatto che in questi 100 anni diverse sono le modalità con cui i salesiani hanno lavorato nella nostra terra e anche se diciamo il metodo, la motivazione di fondo è rimasta sempre quella. Penso a oggi la realtà salesiana come scuola, Istituto d'Agosti, parrocchia, l'oratorio, la scuola materna, ecco modi in cui noi siamo presenti in mezzo ai ragazzi. È chiaro che lo spirito è sempre quello di Don Bosco, l'idea di fondo è quella proprio di dare di più, il massimo per i nostri ragazzi, per le famiglie, che oggi è importante anche lavorare con le famiglie. Istituto Agosti, Open Day 2024. Partiamo dal 28 ottobre al 18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio. Siamo contenti di aprire le nostre porte a tutte le famiglie che vogliono venire a conoscere la nostra realtà. E ringraziamo per la fiducia che le famiglie ripongono in noi e è bellissimo vedere come si riesca a creare una famiglia anche all'interno della scuola. Questo è fondamentale perché i bambini hanno bisogno di essere felici a scuola, di apprendere con serenità per apprendere con più facilità. Ecco, ricordiamo che la nostra scuola si basa su un'offerta possibile a tempo pieno, nel senso che la parte didattica curricolare è al mattino per la primaria con 2 rientri il martedì e giovedì, gli altri 3 rientri facoltativi, ma comunque all'interno della retta, vedono la presenza dei docenti del mattino per seguire i ragazzi, i bambini in questo caso, nei compiti pomeridiani e risolvere magari quei piccoli problemi che si possono creare al mattino per poter partire il giorno dopo con una nuova lezione, un nuovo argomento. Per la scuola secondaria tutto il mattino e il pomeriggio sempre con i professori del mattino per fare i compiti e per tutte quelle attività di approfondimento, di arricchimento dell'offerta formativa. E ricordiamo inoltre la mensa interna con menù certificato e quindi la possibilità di seguire anche tutte le intolleranze, le difficoltà e comunque in un menù sempre vario e piacevole e buon e apprezzabile. Casa funeraria Don Adel, la prima casa funeraria della provincia di Belluno, per onorare la storia di una vita. L'ultimo saluto con eleganza e intimità. Ma la parola a Lorenzo e Nicola Don Adel. Ho iniziato questa attività ben 33 anni fa. Mi ha aiutato sicuramente il rapporto con le persone dolenti e capendo il dolore che vivevano. Abbiamo voluto avvicinarci negli anni alla comunità bellunese, cosa importante che diamo per primi e anche unicamente in tutta la provincia di Belluno è l'apertura di questo
nuovo luogo sicuramente più confortevole, sicuramente più intimo, dove le persone possono venire a piangere i propri cari, e è la casa funeraria Donadel in via Marisiga 97 a Belluno. Diciamo un salto nel buio l'aprire la casa funeraria, perché tutti pensavano è un'americanata, ma no, la sala del commiato. Questa non è la sala del commiato, questo è un ambiente dove stare insieme ai nostri defunti, di cui se ne ha estremamente bisogno. Casa funeraria è come casa vostra, dove una volta 60-70 anni fa i nostri anziani li piangevamo nelle nostre abitazioni, adesso non è più possibile. Noi andiamo a prendere le persone che vengono a mancare sia in abitazione che in ospedale o che nelle case di riposo, e qui possono venire a qualsiasi ora, qualsiasi giorno, anche domenicale e anche festivo, a piangere la propria mamma, il proprio papà. Vorremmo far capire alle persone anche un altro punto di vista che noi abbiamo su questa struttura, che vorrebbe nel tempo essere un centro servizi, un centro servizi alla persona, un centro servizi ai dolenti, un luogo dove le persone possano trovare tutto quello di cui hanno bisogno inerente al lutto, quindi le pratiche di successione, magari un notaio, ecco, nel caso ci sia un testamento, parlare anche con uno psicologo. La casa funeraria poi è anche la sede della Socrem Belluno, che è l'unica associazione per la cremazione presente in provincia. Vuole essere di aiuto, di sostegno e di supporto, ecco, per la comunità bellunese in tutte le pratiche e in tutte le problematiche anche che insorgono successivamente alla perdita di una persona cara. Per incominciare daremo la parola al responsabile amministrativo di Centro Consorzi, dottor Massimo Saccol, che ci illustrerà l'organizzazione di Centro Consorzi. Sono Massimo Saccol, responsabile amministrativo del gruppo Centro Consorzi. Oltre alla società principale Centro Consorzi, che si occupa principalmente di attività in ambito formativo, istruzione e consulenza a vario titolo, all'interno della nostra rete annoveriamo altre società che erogano servizi. A titolo non esaustivo ricordiamo il CATA, Consorzio Artigiano Tutela Ambiente, che si occupa di consulenza in ambito ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Consorzio Green Concept, che si occupa di consulenza in ambito primario e quindi agricoltura. Il Consorzio Cultura Concept, che si occupa di servizi innovativi e del braccio istituzionale del Fab Lab di Belluno. Oltre che l'Associazione Rete Imprese Dolomiti Dolom, che fa parte del gruppo di Casa Artigiani, che si occupa di servizi sindacali per le imprese aderenti. L'attività amministrativa è principalmente un servizio di supporto interno alla direzione e alle varie unità organizzative in cui è suddiviso il gruppo Centro Consorzi, anche se marginalmente eroghiamo servizi direttamente alle nostre aziende, sia a livello di contabilità bilancio per i nostri soci, ma anche un'attività di gestione e rendicontazione di progetti finanziati per enti o di imprese terze. Centro Consorzi, infatti, è accreditato presso in tutti e quattro gli ambiti previsti dalla Regione Veneto per la formazione, quindi obbligo formativo, formazione continua, formazione superiore e l'orientamento, oltre che per i servizi al lavoro. In questi ultimi anni ci siamo occupati anche di progetti in ambito FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, in ambito fondi interprofessionali, ad esempio fondi impresa, fondo professioni, forma azienda, ma anche fondo artigianato Fonacom e Forte. Oltre che abbiamo gestito progetti finanziati dalla Fondazione Cari Verona, dalla Camera di Commercio, e anche alcuni progetti europei in ambito Interreg. E come promesso, adesso approfondiamo i temi degli adeguati assetti amministrativi, contabili e fiscali. La parola al dottor Castello, proprietario di NFM Plus e consulente Centro Consorzi. Mi chiamo Nicolo Castello, sono commercialista e revisore legale, mi occupo di programmazione, finanza e controllo. Bene, a questo punto la questione è capire perché
adottare le misure idonee o gli assetti organizzativi nel caso di società e quali sono gli effetti della mancata adozione, della mancata conformità dell'azienda alle norme di legge. Cercherò di nuclearlo in poche battute. In buona sostanza, innanzitutto, gli amministratori si espongono a una responsabilità personale risarcitoria se la mancata adozione di questi presidi, di questi strumenti di controllo ha causato un danno. Si può anche arrivare alla revoca degli amministratori, ma vi deve essere un percorso tribunalizio che può essere innescato da un socio, da un fornitore, dal collegio sindacale ove presente, e in ogni caso l'imprenditore può essere spinto a comporre la crisi nella misura in cui si trova in una situazione di crisi alla Camera di Commercio per via delle segnalazioni da parte di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e ADE, Agenzia delle Entrate Riscossione. Ora passiamo la parola a Riccardo Bortoluzzi, mio collega all'interno del gruppo di sviluppo e organizzazione del Centro Consorzi e che svolge l'attività primaria di consulenza all'interno delle aziende per questo argomento degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e fiscali. Io sono Riccardo Bortoluzzi e lavoro come consulente e formatore in Centro Consorzi sugli adeguati assetti organizzativi. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono un insieme di strumenti normati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che deve adottare l'imprenditore collettivo, mentre l'imprenditore individuale deve adottare delle misure idonee. L'obiettivo della normativa è quello di strumentare le aziende di alcuni strumenti utili per prevenire situazioni di difficoltà finanziaria futura e pertanto gli adeguati assetti rappresentano, oltre che un obbligo normativo, anche un'importante opportunità. L'articolo 3 del codice definisce quali sono questi adeguati assetti in tre parti: una prima parte incentrata sull'analisi bilancio storica, una seconda parte incentrata sull'analisi predittiva a 12 mesi degli equilibri finanziari e delle prospettive di continuità aziendale e una terza parte che richiama la lista di controllo particolareggiata che indica gli elementi che l'impresa deve avere per potersi dire organizzata in maniera adeguata. La responsabilità dell'adozione degli adeguati assetti è in capo agli amministratori che, qualora non adottino questi assetti, rispondono dell'eventuale danno arrecato a soci e creditori con il proprio patrimonio personale. E con questo ultimo servizio è terminata anche la puntata odierna. Vi rinnovo l'invito per il convegno del 17 novembre dalle ore 15 alle ore 18:30 presso Hotel Villa Carpenada per approfondire questi temi e per poterci magari conoscere se non ci siamo mai incontrati. Un saluto, un ringraziamento ai miei colleghi che si sono prestati per questa rubrica, alle aziende, ai nostri clienti, ai nostri soci che hanno spiegato la loro attività. E ci vediamo alla prossima puntata. Un caro saluto dal vostro Stefano.